Buongiorno, buongiorno nuovamente, buongiorno a tutti. Veramente insomma una giornata intensa di sport, in particolar modo di sport invernali, perché di gare ce ne sono tante, c'è poco tempo per respirare. Veramente è arrivata una grande gioia, è arrivata finalmente una grandissima gioia per lo sci alpino italiano. Dopo i successi portati in dote da Sofia Goggio la scorsa settimana, è arrivato il successo anche di Marta Bassino. Marta Bassino che torna a vincere dopo praticamente 2 anni, ed è veramente un successo fondamentale quello di Marta Bassino, che balza in testa alla classifica di specialità, vince il gigante di Sestriere, la sesta vittoria della carriera, 23 podi, cominciano a essere numeri di un certo peso per Marta Bassino, ed è stata veramente brava, perché in una prima manche in cui lei stessa non aveva avuto sensazioni positive con il numero 1, era comunque arrivata seconda soltanto dietro a Petra Vlova, con la sua classica leggerezza, con la sua azione sempre solida e leggera, e anche bella da vedere, perché veramente ti dà l'idea di riuscire a far velocità in curva con quella leggerezza e con quella semplicità che sono soltanto degne di una campionessa come lei. E poi nella seconda manche è stata bravissima, perché nel finale era a 3 decimi da Sara Hector, e nel finale veramente ha messo il turbo, ha messo una marcia ulteriore ed è riuscita a portare a casa questa vittoria. Veramente bravissima proprio per aver gestito le due manche in maniera matura e in maniera consapevole, perché veramente la neve era difficile da interpretare, tanti grumi, visto che negli scorsi giorni è nevicato a Sestriere, e di conseguenza una neve difficile da interpretare, una neve che richiede comunque anche una certa abilità nel riuscire proprio ad interpretarla, e Marta Bassino non ha fatto una piega ed è riuscita ad essere più veloce delle altre. Nei passaggi più difficili è riuscita a far meno fatica delle altre. Oggi era una lotta e Marta Bassino da combattente è uscita fuori, come la combattente è stata anche Federica Brignone, che si è definita infatti molto soddisfatta della seconda manche. È veramente una prova importante quella per Brignone, un quarto posto fondamentale, una seconda manche veramente buona per la Valdostana, perché se ritroviamo comunque anche Federica Brignone sui suoi livelli, allora veramente possiamo sognare anche in questa stagione al femminile, perché veramente il gigante femminile ormai è l'unica specialità che siamo sicuri che non tradisce mai, insieme poi ormai alla velocità con Sofia Goggia, però il gigante veramente ce lo portiamo da tantissimi anni ed è quella garanzia, quel punto fisso nello sci alpino femminile italiano. Meno quello maschile, anche se qualcosa si muove, anche al femminile si muove, perché poi Zenere oggi terza gara in Coppa del Mondo, è andata forte in Coppa Europa, va a ridosso addirittura delle 10, veramente bravissima Asia Zenere. Ma anche al maschile qualcosa si muove. Maurberger l'abbiamo rivisto su ottimi livelli, perché è arrivato 13°. Appena davanti a lui c'è Filippo Della Vite, lo aspettiamo da un po' di tempo questo ragazzo, e dovrebbe uscire insieme poi a Franzoni, che già la scorsa settimana in Super G aveva dato segnali importanti, e Della Vite è arrivato a ridosso dei primi 10 con una seconda manche veramente gagliarda, veramente tosta. Sia nella prima sia nella seconda manche, nel primo segmento ha fatto un po' di fatica, ma poi veramente nella seconda parte, dove c'era da tirar fuori i muscoli e la combattività, veramente Filippo Della Vite non si è arreso. Un peccato è l'uscita di Ari Prandini, che comunque in gigante rimane il nostro numero uno, la nostra punta di diamante.
speriamo riesca a ritrovare una continuità proprio anche a livello di performance, di gare concluse. Purtroppo quella sciata sempre molto estrema, Luca Deli Prandini, e quindi ci può stare anche di incappare in qualche errore. Però insomma, speriamo davvero che riesca a ritrovare la giusta brillantezza e tornare nei primi set della start list, perché quello, tornare nel primo gruppo è fondamentale per ottenere ottimi risultati. Chi vince non ve lo sto neanche a dire, perché insomma, tanto ormai, cioè, anche se scende con una gamba sola, direi che lo sappiamo che vince il gigante. Odermatt è veramente il padrone assoluto della Coppa del Mondo in generale, perché ormai questo il gigante stravince. In Super G fa primo o secondo, in discesa adesso è difficile schiodarlo dal podio. Chi gli arriva davanti, Coppa del Mondo, questo? Ma chi gli arriva davanti? Veramente pazzesco, complimenti davvero per a Marco Odermatt, perché è il dominatore che poi lo sci avrà nei prossimi anni, sarà probabilmente un monologo, anche più di quello di Hirscher, perché Hirscher andava fortissimo in due specialità, slalom e gigante, questo va fortissimo in tre specialità, più se ci metti i paralleli e le combinate proprio a livello anche poi di medaglie. In un mondiale, non so quanto questo possa riuscire a raccogliere, fa incetta di titoli e di medaglie. Terzo è arrivato Zancranius, che è veramente stato bravo perché ha rimontato tantissime posizioni, e secondo Feller, veramente anche lui sta trovando una certa continuità. Adesso vedremo in slalom come si comporterà. Però Feller è uno che può andare forte sia in slalom sia in gigante. In queste discipline tecniche assolutamente si può levare le sue soddisfazioni. In slalom è uno dei pretendenti assolutamente alla sfera di cristallo di specialità, alla coppa di specialità. Un gigante comunque si può piazzare nelle prime 5 posizioni con una certa costanza. Venendo invece al biathlon, al biathlon direi che insomma in generale il bilancio è positivo per l'inseguimento femminile, ma anche per la staffetta maschile, con un Jacomel superlativo nella seconda frazione e anche Biona che comunque si era comportata piuttosto bene. Per quanto riguarda appunto l'inseguimento femminile, Vittozzi è stata brava perché comunque partendo col 18, due errori nella sua gara, uno a terra e poi uno in piedi, ed è veramente molto bravo, perché è molto brava Lisa Vittozzi, perché è riuscita a piazzarsi ottava e a limitare i danni, anzi appunto entrare nelle prime 10 e comunque continuare con la sua costanza di rendimento. Certo, Giulia Simon scappa nella Coppa del Mondo perché Giulia Simon ha vinto ancora, Tandrevold ha sopravanzato Vittozzi, però Vittozzi continua nel suo percorso assolutamente positivo, e nelle prossime tappe io penso vedremo ancora una Lisa Vittozzi convincente, come abbiamo visto anche in questa tappa. Magari ha brillato come a Conti o Latti, però anche l'altro giorno nello sprint sbaglia due volte il primo poligono e comunque poi riesce a rientrare nelle prime 20 con un grande secondo poligono e un ottimo rendimento sugli sci. Wierer sta sbagliando un po' troppo. Però insomma, veramente in questo momento sia Vittozzi sia Wierer si stanno comportando discretamente, in particolar modo Vittozzi, che abbiamo recuperato dopo una stagione, sicuramente dopo due stagioni purtroppo ben al di sotto anche delle sue potenzialità. E quindi bene, 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 cerchiamo di andare avanti su questa strada. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto.
E a questo punto, arrivederci, ragazzi, nel prossimo video.